Lucia, siamo pronti a rivivere insieme il momento in cui la Beata Maria è stata trovata come incorrotta e lo facciamo con una delle suore che era presente lì e ci ha detto addirittura sono stata io a poter fare le pantofole che lei indossa. Guardate questa testimonianza davvero unica di Suor Anna Maria. Era una santa dalla nascita, ma viva. Quando l'hanno trasportato in Belgio, sono stata a Marsiglia, alla tomba, ma lei era già in Belgio. L'hanno portato incognito al momento della causa che la beatificazione hanno potuto uscirla di questo nascondimento. In un corridoio sottoterra me l'hanno messo, hanno fatto una cripta con un piccolo altare e l'hanno messo davanti l'altare. Sono stata lì, l'ho toccato, sono stata lì, ho sollevato la madre, nera, lei era tutta nera. E ho fatto per le piedi le pantofole perché hanno comprato scarpe ma non andava per una morta e ho potuto fare queste pantofole che lei porta adesso e l'ho avuto in braccia sulle mani ma sono stata non so meravigliata che lei era intatta. Non so, meraviglioso per me per tutta la vita. Da qui noi ci salutiamo, lo vedete, alle mie spalle c'è l'adorazione perpetua, proprio per non venire meno al ricordo e alla preghiera verso il Cristo, che è proprio questo il fondamento di quest'ordine. Da qui è tutto, Lucia, a te la linea. Grazie.